Buongiorno ragazze, dal mio giardino. Allora, ho qui l'acqua, vi voglio fare vedere. Ieri ho comprato questa piantina che è una petunia e poi ho comprato due vinca che ho messo qua. Ecco qua le vinca, uno e due. Qua ci sono i pennelli che ho lavato ieri. Allora, le vinca le ho pagate a 1,20 l'una, questa qua. E vi faccio vedere. Questa è una vinca dell'anno scorso che praticamente ho tagliato, ho raso al suolo e come vedete poi sboccia. Adesso metto l'acqua. Oggi mare niente. Oggi mi sto a casa. Devo cucinare. Tra l'altro oggi viene a cena mia figlia con il fidanzato e ho organizzato di fare venire pure a mio figlio. Qui c'è la borsa del mare. Guardate i miei solari. Allora, questa è un'acqua solare rinfrescante al cocco che ho comprato l'anno scorso al Lidl. Qua c'è una protezione 20 e poi oppure una protezione 50. Eccola qua. Sono bella coperta perché l'anno scorso ho avuto quell'eritema. Allora, è mattino, sono le 10, ho già fatto il mio letto. E ieri vi ho caricato le ricette delle melanzane. Però ragazzi, mi succede questo inconveniente che davvero non so da che cosa dipenda, se è il telefonino, se non so che cosa c'entra. Io carico appunto i video e in alcuni video non viene l'audio, quindi che faccio? Li ricarico. Quindi davvero veramente non so che cosa è successo, che cosa succede, anzi. Oggi vediamo, magari anziché farli spezzettati, vediamo, forse facendoli più lunghi, più interi. Boh, ragazzi, veramente non so che dirvi. Allora, ieri, per chi mi segue su Instagram, per chi non mi segue, ve lo dico, sono Leto1960, ho fatto dei reel carini, guardateli. Poi qua mi sono preparata finalmente il ventilatore, perché per fare i Get Ready With Me, che vorrei continuare a fare, mi serve il ventilatore praticamente puntato in faccia. Sempre giornate splendide, ieri sono stata al mare a Mondello, ragazze, un mare spettacolare, ieri come quasi sempre del resto. Le mie piante che stanno benissimo. Guardate che meraviglia! E niente, quindi ora entro in cucina che è ancora sporchina e quindi oggi vediamo se riesco, vi faccio la ricetta dei peperoni ripieni. Vediamo se riesco a farli, perché devo fare un po' di melanzane fritte, perché mia figlia è golosa delle melanzane fritte semplici. Poi devo fare, voglio riuscire a fare i peperoni ripieni e poi mio marito deve fare due tipi di pasta, quindi deve fare una pasta fredda a cui aggiungerà le cozze e una pasta al salmone di cui i miei figli sono ghiotti. Quindi oggi mi passerà a fare pulizie e poi appunto mi passerà pure a cucinare. Ok, ci vediamo tra un po'. Ragazze, come si sta bene a quest'ora in balcone? Non avete idea, perfino le mie gatte sono felici di stare nel balcone a quest'ora. Guardate questa ortensia, questa è un'ortensia che ho comprato
Ah sì, no, no, l'ho comprato per l'8 maggio, per la festa della mamma, in un vivaio. Però diciamo che è costata poco, è costata 7 euro, però era bruttina perché poi c'erano quelle da 15, da 20 euro. Comunque adesso ho tagliato tutti i fiori secchi, l'ho travasata e guardate già come stanno spuntando tutti i germogli, come stanno facendo tutte le foglie. Ragazze, ci vuole cura. Anche questa che vi ho fatto vedere stamattina, questa vinca è dell'anno scorso. Ci vuole cura, tagliare, togliere tutte le cose secche. Poi vi volevo dire un'altra cosa, queste sono le vinca che vi ho fatto vedere stamattina. Allora, le vinca sono piante carine, però si devono sapere curare, perché appena voi mettete un pochino di acqua in più di quella che loro vogliono, vi seccano. Quindi fate attenzione perché le vinca vogliono pochissima acqua. Allora ragazze, stamattina è stata una giornata pure in cui mi sono fatto un po' di pulizie, l'aspirapolvere al solito perché questo tappeto specialmente è sempre bianco. Ho fatto anche questo e anche questo. Poi ho fatto il corridoio, anche perché domani è sabato e magari ce ne andiamo a mare, stiamo di più. E quindi mi sono fatto un po' di pulizie. Vi volevo fare vedere. Perché appunto vi avevo detto che dovevo fare i peperoni ripieni. Allora vi faccio vedere. Dunque, qua abbiamo i peperoni lavati e tagliati. Naturalmente si toglie tutta la parte bianca che c'è all'interno. Anzi, sto vedendo che forse questa la devo tagliare. Quindi si toglie tutta la parte interna, i semi. E poi qua ho fatto il tritato. Allora, il tritato è naturalmente c'è l'uovo, io metto il latte, la mollica, il formaggio grattugiato, la mollica, impasto tutto. Non li sto finendo ora perché mi servono i pinoli e l'uvetta, l'uva passa, quindi li devo aggiungere. Poi in realtà non farò altro che mettere appunto il ripieno, il tritato dentro il peperone e ci aggiungo poi olio e mollica grattugiata un pochino di sopra per fare appunto la crosticina e quindi e niente, praticamente si mettono al forno un pochino d'olio poi sopra la mollica e io penso 20 minuti, 25 minuti di forno. Poi siccome mio marito mi ha portato un sacco di tritato, io gli avevo chiesto tipo 2 etti, me ne ha portato 600 grammi. Con tutto il tritato ho fatto delle polpettine e che farò un po' fritta invece un pochino col sugo e poi ho fatto anche quelle un pochino più grandi, li ho fatti ad hamburger, vedete questi qua, io poi stasera li passo nell'olio e nella mollica perché a mio figlio piacciono così. Stasera vengono a cena qua, quindi preparo queste cose, polpette e appunto questi hamburger, i peperoni ripieni e poi mio marito deve fare 2 tipi di pasta, insomma stasera un sacco di cose al solito. Poi, visto che l'altra volta più di una mi ha chiesto che cosa uso per la skin care, io ho risposto che avevo già fatto un video a proposito della skin care, però dico non mi costa nulla fare rivedere i prodotti. Allora, sono quasi tutti i prodotti degli Lidl, quindi la marca Essien, però sono tutti prodotti quasi che io per il momento non uso, quindi tipo queste creme, questa è la crema da giorno e questa è la crema da notte e queste per il momento non le uso perché sono molto grasse. E per me che soffro di ipoidrosi, soffro molto il caldo, per ora non è il momento, quindi queste non le uso per ora. Poi non mi mancano mai le salviettine perché con le salviettine io mi strucco, come dire, immediatamente e poi per fare uno struccaggio più approfondito, mi lavo la faccia con questo, che è buonissimo, questa schiuma di sempre di Sien. E poi appunto ho il latte detergente sempre di Sien e poi ho questo che è specifico invece per struccare gli occhi sempre di Sien, come vedete struccante occhi, questo si agita un poco prima di passarlo sul dischetto, quindi
Quindi abbiamo questo che è lo struccante occhi. Il latte detergente, le salviettine e poi abbiamo questo appunto che è bello, fresco, che toglie proprio tutto lo sporco. Poi ho il contorno occhi, sempre Sien. Ragazze, però vi devo dire che per ora è quasi tutto sospeso. Il contorno occhi, poi ho la crema per i piedi e la crema per le mani, tutto di Sien, tutto low cost, tutto a basso costo. E poi invece una cosa che per ora utilizzo al posto della crema come base sono chi vede i miei Get Ready With Me lo vede. Uso queste gocce di cera di Cupra che sono proprio come vedete acido ialuronico, siero concentrato. È proprio come mettere, come passare qualche goccia d'acqua. Quindi non mi dà nessun fastidio, non mi fa sudare. E quindi questo per quanto riguarda la skin care per chi mi aveva chiesto. Poi siccome ora sto andando a farmi la doccia che ci vuole dopo aver cucinato, fra l'altro ho fatto ancora melanzane, vi faccio vedere i prodotti che uso per la doccia che sono prodotti semplicissimi. Allora io adoro questo bagnoschiuma Vidal, proprio questo qua. Di questo colore perché ha l'odore di talco, siccome a me piace il talco e uso sempre questo, quindi molto semplice, 1 euro circa. Come shampoo io utilizzo quasi sempre questo, il New Dimension, diciamo nei vari formati per capelli lisci, per capelli grassi, che per me, vi devo dire la verità, sono tutti uguali. E poi utilizzo questa maschera che è ottima, alla cheratina, sempre di Sien, scusate, fatemi vedere dov'è. Questa qua, Sien, è una maschera alla cheratina e la trovo ottima, mi piace un sacco, costa 1,50 euro circa. E poi c'è questo, che è sempre Sien, questo è un balsamo, sempre alla cheratina. E poi c'ho quest'altro balsamo di cui vi ho parlato, questo è Kerastase, questo è costato circa 11 euro e lo uso di tanto in tanto perché ha bisogno di un'applicazione lunga. Quindi questi sono i prodotti che uso per i capelli, appunto per... Ah, poi ho queste gocce, più che gocce sono... è un olio, queste qua, Bliss, e lo metto appunto nei capelli bagnati, qualche goccina nei capelli bagnati prima di fare la piega, soprattutto nelle lunghezze, nelle punte. Quindi questi sono i prodotti che uso per i capelli, per la doccia, e questo invece è tutto quello che utilizzo per la skincare. Ok ragazze, e quindi così per chi mi ha chiesto appunto i prodotti per la skincare, poi c'è questa crema di Vichy. Questa qua non è grassa, è buona, però per il momento non la utilizzo. E poi per i capelli, ogni tanto quando li voglio fare un pochino più mossi, utilizzo questa schiuma Nivea Extra. Ok ragazze, quindi... Ora, come vi dicevo, vado a fare una bella doccia, più tardi devo ultimare solamente queste cose e poi magari appunto quando i peperoni sono pronti da infornare, magari ve li faccio vedere di nuovo.